Porte aperte al Liceo Carducci di Bolzano, che questo pomeriggio ha organizzato Classico a Colori, conferenze, musica e teatro per ribadire la validità di un percorso di studi fondato sulle lingue antiche e moderne, ma che non trascura il sapere scientifico. Cinzia Berardi. Si comincia con una gara di retorica su un tema d'attualità, se accettare o meno un regime autoritario in cambio della salvezza del pianeta. Poi la grande letteratura tedesca con una selezione dal Faust di Goethe, recital di poesie e tanto spazio alla musica e all'arte, come il percorso sviluppato su diversi piani dove le immagini dialogano con i testi scelti dagli studenti. Il significato della scala era comporre delle immagini, cercare delle immagini che avessero un legame con la classicità ed avessero un legame anche con il percorso di studi. Quindi è un percorso che passa attraverso le stampe di Piranesi, che passa poi per l'Antino che abbiamo visto prima e si conclude con un'opera in realtà molto nota che è la Venere degli Stracci, che è un'opera di Michelangelo Pistoletto. Un'offerta formativa non solo classica e linguistica, quella del Carducci, ma aperta anche alla matematica e alle scienze. Tutti gli anni abbiamo una cinquantina di alunni che si iscrivono al liceo classico, il resto delle iscrizioni è il liceo linguistico. L'anno prossimo si arriverà all'autorizzazione ministeriale, come noi auspichiamo, all'attivazione del percorso biomedico presso il liceo classico, è una sperimentazione nazionale, vengono date poche autorizzazioni all'anno, però insomma noi ci proviamo. Sono molto contenta di avere trascorso questi 5 anni qui al Carducci, ritengo che sia un liceo buonissimo. Coordinati dalla professoressa Cristina Toniolo, i ragazzi hanno dimostrato creatività e passione, qualità che si possono ottenere solo con un corpo docente altamente preparato e un grande impegno personale nello studio.